Passiamo al make-up, che anche qua sono due cosine, anche perché i fondi erano abbastanza limitati. Sono andata da Sephora, premetto che, come vi dicevo, è una vita che non vado. Quindi, fortuna mi ero fatta tipo la foto alle cartine prima, a casa, e quindi sapevo più o meno le vie, perché però Milano proprio non la conosco, sono proprio una capra. E quindi ho detto no, deve essere qui Sephora, perché in Corso Vittorio Emanuele, è lì, non lo trovavo, l'ho trovata poi il mio moroso. Era vicino a Mango, ovviamente. Allora, ho preso tre cose. Ho preso questo, non saprei come dire, vediamo, è un prodotto che va a illuminare le occhiaie e le rughe d'espressione, le borse, eccetera, eccetera, le va a sgonfiare. È della Sampar, che è un marchio che non conosco e so che è forse un'esclusiva Sephora. Ed è appunto un prodotto che si presenta così. A tubettino con uno stick in gloss e niente, si va ad applicare sotto come se fosse un contorno occhi. Si va appunto a strisciare una volta e in teoria dovrebbe appunto dare una certa luminosità e un effetto appunto decongestionante e quant'altro. Qui dice appunto in un minuto va a togliere queste cose. Questo è costato tantissimo, 29 euro. Ho chiesto alla commessa supplicando, gli ho detto funziona. L'ho minacciata. E mi fa: sì, io ce l'ho, funziona, funziona, vedi la differenza. Allora, premetto che devo essere sincera, l'ho utilizzato sopra fondotinta e quindi non si è visto molto. Devo ancora utilizzarlo, ma vi farò magari un video a parte con una recensione, magari per farvi vedere e mi direte anche voi se si vede o meno. L'ho voluto provare, però forse in un certo senso potevo farne a meno e magari avrei risparmiato dei soldi. In questi prodotti qua io non è che credo molto, però gli ho dato uno chance. Poi cosa ho preso, vi dicevo, da Sephora? Altri due prodottini e basta, anche se sarei stata lì ovviamente anni, ma c'era qualcuno che reclamava, ovviamente. Ho preso, cioè, essendo stata avvinghiata dalla tizia di Benefit, proviamo questo, proviamo quello, dai, ti faccio provare qualcosa. Ok, gli ho detto, vabbè, prova a rifarmi un po' le sopracciglia. E semplicemente con il loro kit polvere e cera, no? Me l'ha rifatta una, infatti sono andata in giro poi con un sopracciglio fatto e l'altro no, quindi ho cercato poi di togliere un po' di roba. E sì, mi piaceva non più di tanto. Invece mi aveva colpito quando mi aveva messo la Eyebrow, che è la matita illuminante, quella da mettere appunto. Il consiglio che ti danno è metterla ovviamente facendo il contorno al sopracciglio, all'arcata sopraccigliare, e poi leggermente anche qua sopra dove c'è proprio l'arco, in modo tale da illuminare ancora di più. Ora voglio fare con voi la prova per vedere se secondo voi funziona o meno. A mio parere funziona. Vediamo. Ah, premesso che mi sono truccata, anzi, non mi sono truccata, ho semplicemente messo un ombrettino e una sfumatina di matita perché non avevo assolutamente voglia. Allora, e le sopracciglia sono da rifare, non guardate, vi prego. Funziona secondo me. Poi metto due puntini come dice lì. Secondo me, rispetto a questo, è molto più luminoso. Non sembro meno stanca. L'autoconvincimento, eh? Quando uno compra qualcosa pensa sempre che funzioni per forza e si fa autoconvincimento sulla funzionalità del prodotto. Vabbè, secondo me funziona, poi fatemi sapere voi. Questa costa 20 euro, anche questa costa veramente tanto, però so che può essere utilizzata anche come base, come matita all'interno, e scrive molto bene all'interno della rima. Può essere utilizzata anche come attenuante delle occhiaie, perché ha questo, è un colore molto particolare secondo me, molto azzeccato, però
è un rosa molto illuminante, è luminosissimo come rosa, vedete? E quando voi lo andate a stendere crea una luminosità innata. E secondo me il suo effetto lo fa, mi piace molto. Ultimo prodotto che ho preso sotto consiglio di Vanessa, e ringrazio Vanessa per il consiglio azzeccatissimo. Oh, questa frangia mi dà, ogni volta in un video devo assolutamente mettermi a posto la frangia. Brava. Ho preso il blush della collezione limitata primaverile di Dior, che è il Rosy Glow. Che è quel blush che fa effetto bon mine, com'è che si dice? Bon mine, bon mine. Vabbè, effetto, quell'effetto molto naturale, molto salutare, ecco. Qui c'è il packaging con ovviamente la sua pochettina di velluto. Questo è maledizione, le impronte, le ditate. E questo è il blush. C'è stato il suicidio del pennellino. All'interno c'è appunto un pennellino che ha una buonissima consistenza, secondo me è utilizzabilissimo. E questo invece è il colore del blush, che sembra molto forte ed è per quello che io l'ho visto milioni di volte, ma non l'ho mai voluto prendere perché ho detto no, è troppo forte, cosa me ne faccio io? E invece deve essere dosato molto leggero. In pratica è un rosa che comunque va a evidenziare i tratti, va a renderli più salutari. È semplicemente un tocco di colore, cioè all'interno delle microparticelle che non so cosa fanno, tutta una roba un po' troppo lunga. E niente, comunque questo è un prodotto che effettivamente è molto carino. Poi non avevo un blush, fra i tanti blush che ho, perché ne ho veramente tanti, non avevo un blush così rosato. È particolare come colore, vedete? Però l'effetto che fa non è pacchiano, dosato bene, molto molto delicato secondo me. E questo costa 38 euro, quindi costa tantissimo. Però vabbè, ho detto, facciamo questa pazzia. E poi finalmente sono andata alla MAC. Oh, questa è la parte migliore. Alla MAC ho preso 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosine. Iniziamo dalla più elementare, vi dico magari anche i prezzi se li ho. Sì. Voi mi direte sei una pazza, perché forse non hai capito ancora niente delle recensioni che abbiamo fatto noi. Allora, ho preso il Fix Plus. Ok, tutti mi direte, ah, si può utilizzare benissimo qualsiasi altra cosa. Io ho il Mist Set Spray della Elf, che ormai sto finendo, che però non mi è piaciuto molto. Ho sempre detto chissà se il Fix Plus è diverso, chissà se il Fix Plus è diverso, proviamolo. Volevo prendere la confezione grossa, mi ho detto oh guarda c'è una mini confezione, mi è costata forse di più che la confezione, no non lo so quanto costa la confezione grossa. So che questi sono quanti ml? 30 ml, piccolissimo, piccolo, ma è molto carino così. E questo è costato esattamente 9 euro. Ok, però ho detto, tanto questo mi durerà una vita, voglio provarlo, non ho intenzione di prendere la confezione grossa. È anche molto portatile e tascabile da borsetta, quindi anche solo per rinfrescarsi d'estate, questo è comodissimo. E quindi quello 9 euro. Poi ho preso due paint pot. Perché sapete che io di MAC ho giusto tre cose: il fondotinta Face and Body, la Mineralize Skin Finish che adoro e consiglio veramente a tutti. E cosa avevo preso ancora? Ah, il rossetto, il Sheer, che è quel rossetto. Vabbè, vi lascio il link al blog dove ho fatto tutti gli swatch di tutti i rossetti che possiedo, quindi vi vedete, poi c'è il Maxi Sheer ed è un luster, mi sembra. E basta, avevo preso tre cose in croce, può essere, essere. E quindi mi hanno sempre incuriosito i paint pot, e ne ho presi due che sono però i basilari, diciamo. Ho preso
Il Bayer Study, anche qui mi ha consigliato Vanessa. Ed è appunto, il Bayer Study è un colore molto bello ed è uno di quei colori che puoi benissimo utilizzare da soli se sei molto di fretta. Tipo adesso invece che mettere questo ombretto qua avrei potuto mettere il Bayer Study e semplicemente un velo di mascara. Appunto il colore è questo, molto luminoso. Eccolo qua. Ed è appunto, aspettate che vi faccio vedere magari un po' di più. Ed è appunto una base molto luminosa, mi piace tantissimo, anche perché comunque io l'unica base che ho molto valida è la Eden di la Urban Decay e comunque non è luminosa, è proprio opaca, giallastra anzi. E questo è il Versace, costa 19,50 euro. E l'altro invece era un'indecisione fra Painterly e Soft Ochre, però appunto visto che io ho il problema. Allora, vi faccio la premessa che vi ho già detto 2000 volte. Io ho il problema delle palpebre molto scure e arrossate, sempre, perennemente. Quindi io devo trovare sempre una base. Tipo la Eden va molto bene, però voglio provare qualcos'altro. Tra parentesi, so che potrebbe andare bene anche il Lemonade di Benefit, che comunque vada a neutralizzare questo colore molto scuro, perché se no io in pratica se metto magari non so, un ombretto molto chiaro, magari solo sulla palpebra mobile, in pratica tutta questa parte qua è rossa, rossa, rossiccia scura, quindi non mi piace la cosa. Devo sempre stendere una base su tutto e poi dopo andare a fare le varie cose, non posso io prendere e partire senza nessuna base. Proprio sta male, si vede la parte rossiccia. A meno che non vada con un colore molto scuro. Quindi ho voluto prendere il Soft Ochre, me l'ha consigliato anche la ragazza lì di MAC, non so se sono la makeup artist, vabbè come si dice, e perché appunto ero indecisa fra Painterly e Soft Ochre, mi fa guarda se vuoi anche neutralizzare prendi il Soft Ochre che ha questa base giallastra, almeno vai anche a risolvere il tuo problema. Ed è questo qua. E quindi niente, vi farò vedere poi l'applicazione. Poi ho Più una. preso il famosissimo, super famoso pennello 2,17, che è questo pennello qua. Ed è appunto un pennello che va bene sia per sfumare, dicono che sia il pennello tuttofare di MAC, il pennello che va bene sia per applicare l'ombretto che per sfumare. La ragazza lì mi ha detto io lo applico anche come un pennello da rossetto. E probabilmente lo tratterò come una reliquia perché ho paura di rovinarlo. Ovviamente, essendo il mio primo pennello che costa 23,50 euro. Ho voluto proprio farmi un regalo qua. Questo qua. Poi un rossetto che è quello che indosso ora, perché almeno una cosa ho voluto farvela vedere, che è il famosissimo Chatterbox, o Shutterbox, non so come si dice, è un Amplified, ed è questo colore qua, molto molto bello. Ed è questo che ho su indosso ora, che mi piace molto su dei look naturali. Questo è proprio una bella botta di colore. Probabilmente il prossimo che prenderò sarà ancora più fucsia. Ho deciso di lanciarmi, che mi sono resa conto sempre facendo gli swatch dei vari rossetti che ho, che in pratica prendo solo ed esclusivamente rossetti nude rosati, nude marroncini, nude beige. E quindi sono un po' monotona. Devo cercare di usare. Ero molto indecisa, volevo prendere un Supreme Sheer, no, com'è che si chiamano? Non lo so, quei rossetti molto lucidi, quelli molto, non so come si chiamano, ve lo scrivo qua sotto. In pratica però sono forse troppo pastosi, nel senso che ho paura che se io lo stendo mi fa una macchia di colore. Ed era il colore mandarin, come cavolo si dice, mandarino comunque, era proprio un arancione. Ma la commessa mi ha guardato tipo,
cosa stai facendo? E io, ma volevo provare qualcosa di insolito. Ho detto, no, 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 ok, va bene, prendiamo un chatterbox. E poi ho preso un blush, volevo un blush color biscotto. E ho preso questo che si chiama, è un blush cream, si chiama Uncommon. Questo colore qua è un più che biscotto biscotto, è un biscotto pesca. E vediamo se ho un dito libero. Questo è il colore. E volevo farvelo vedere steso però magari, perché così se no è una macchia di colore. Cioè io lo utilizzerei più o meno così in pratica. Vedete? E questo qui è appunto il cream blush, cream blend, forse si chiamavano, si chiamano, non so, so che hanno cambiato nome, forse sono, vabbè, i blush in crema, i blush in crema, Uncommon, vi dicevo, ed è appunto, l'ho pagato 21 euro. E niente, questi sono stati gli acquisti, quindi non è che io abbia fatto chissà che acquistoni, ecco. Beh, qua sono partiti più di 100 euro, però appunto questi sono stati gli acquisti sia da MAC che da Mango che da Sephora, i regali che ho ricevuto. Se avete dei consigli sia per quanto riguarda il problema della palpebra molto scura che magari non so qualche abbigliamento che avete visto da Mango, da Zara che secondo voi potrebbe essere molto carino, piuttosto che qualche prodotto MAC che devo assolutamente prendere, scrivetemelo qua sotto se avete delle domande da farmi, come sempre. Io spero di riuscire a rispondervi nel più breve tempo possibile. E in questi giorni spero di riuscire a fare il video sulle novità di Sephora, dei prodottini nuovi che Sephora ha lanciato. E niente, un bacione, alla prossima. Ciao!